lo sentite anche voi? Questo silenzio è così vuoto. È tutto così vuoto qui. Non è abbastanza. Quello che abbiamo fatto non è abbastanza, avete capito? Abbiamo bisogno di più civiltà, ragazzi! Abbiamo bisogno di più roba qui! È tutto così... Come possiamo salvare il mondo così? Così! Abbiamo bisogno di non riesco a pronunciare una parola troppo complessa! Indistruzionalizzarci! Salve la gente, qui Gabby e ben ritornati ad un nuovo episodio di Minecraft Hardcore! Siamo tornati e... Quello è un toro? Ma allora, se io sono rosso perché ho il cubo rosso in faccia, questo significa che... Ah! Ok! Au! Per fortuna l'armatura in diamante! No, non ci credo, questo è un toro magnifico! Eccolo qua! Guarda come si imbestialisce! Aiuto! Voglio vedere cosa mi droppa! Fammi vedere... Toro leader! E cosa possiamo farci? Voglio vedere se possiamo farci... No, possiamo farci l'armatura di toro da torero! No, troppo bella, dobbiamo aggiungerla alla collezione, ma lasciamo perdere! Come ho detto, in questo mondo adesso c'è troppo silenzio. Sentite? Questo è silenzio e non va bene! Quindi ho la soluzione per tutto questo! Dobbiamo andare nel nostro crafting table e fare un campo! E non dovremo fare più tutto noi il nostro lavoro, perché costruire casa è difficile da solo, ma possiamo anche trovare degli aiutanti! Voglio fondare un vero villaggio come la prima stagione! Ok, proviamo a posizionarlo qui! Woohoo! Bene! Ok, abbiamo posizionato il nostro campo, per ora è un piccolo villaggino, ma qua partiremo in grande. Inizieremo con piccole carovane per poi arrivare a conquistare il mondo intero e migliorare tutto questo posto. Se vogliamo trovare Herobrine, vecchio saggio, ho bisogno di uomini. Uomini fidati che mi aiutano in tutte le spedizioni. Ragazzi, vediamo se qua non mi hanno dato un bel niente, però dovrei trovare... Ecco qui! Guardate, dentro questa cesta abbiamo trovato il Building Tool e la Town Hall. Questo ci servirà per costruire il nostro villaggio ed espanderlo sempre di più. In questo modo diventeremo super 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 califragini potentissimi. Diamo un nome alla nostra colonia. La chiameremo la Fortezza del Bene. Wow! Guardate, stanno arrivando un sacco di persone. Adesso però devo riprendere il bastone della costruzione e dobbiamo costruire qualcos'altro. E vabbè, guardate, sta costruendo, è fantastico. È una roba assurda, avrò finalmente dei servi fedeli che ci aiuteranno e potrò anche crearmi la postazione di guardia, soldati, tantissima roba. Gli sto facendo costruire la postazione da panettiere, quindi tra un po' potrete mangiare, solo che lui è un po' lento perché vedete, non è proprio così abile, ha tutto uno. Tutto uno, intelligenza uno, forse... C'erano persone un po' più brave per questo lavoro. Nel frattempo, ragazzi, se gli servono materiali, perché dobbiamo dargli in continuazione materiali, io mi sono anche preparato un magazzino dove possiamo entrare. Eccolo qua, l'ho costruito un po' prima off camera. Guardate che bello, questo magazzino è pieno di robe, pieno zeppo anche di materiali che posso dare ai miei soldati per costruire roba varia. Vedo che se lo sta cavando più che bene, tra un po' avrà quasi finito. Dobbiamo però dargli una casa dove dormire. Dopo tutto questo lavoro si vorrà anche riposare, mi sa. E allora voglio provare a fare una cosa. Dato che non ho proprio tanti materiali, ovvero ce li avrei, ma non ho proprio la voglia, diciamo, adesso, in questo istante, di costruire una cosa del genere, potrei intanto ospitarli a casa mia. Vorrei vedere se metto il Citizen Hut che mi sono costruito prima e lo vado a mettere in una delle mie stanze di sotto, che ho le stanze libere. Voglio vedere se poi loro andranno là a dormire. Sarebbe interessante vedere se riesco ad ospitarli a casa mia nel frattempo. È una casa grande, cioè cosa me ne faccio io di una casa così grande? Vediamo se metto una cosa del genere qui, se loro riescono a prendersi parte di casa mia, diciamo. No, ho provato in tutti i modi, sembra che dentro casa mia purtroppo non posso ospitarli. Bisogna per forza tenerli all'aperto. Non so, questo gioco li considera come degli animali da lavoro, degli schiavi. Mi spiace. Allora a questo punto dovremmo fargli noi una bella casa, credo. Ehi, guardate, è già un buon punto lei. Ottimo, sta proprio venendo fuori. Mi piace lo stile. Questo è sicuro, continua così e avrai il tuo aumento. Adesso però noi dobbiamo ricostruire questo Citizen Hut, oppure potremmo anche farlo costruire a lei. Però volevo vedere se riuscivo io a fare qualcosa. Intanto la metto qua.
Ok, vedete, abbiamo questo recinto. Credo che dobbiamo per forza star dentro questo recinto per farla per bene. Allora a questo punto devo tornare nel mio magazzino, che potremo mettere qui, e prenderci un bel po' di materiali, tipo legna, quant'altro, per iniziare a costruire un po'. Tipo possiamo anche costruire sopra questi, vedete, così abbiamo una stima di dove costruire il tutto. Diciamo che sto facendo un bel lavoro qui. Voglio scavargli un tunnel qui sotto, voglio anche dargli delle provviste. Veramente sto cercando di fargli la miglior casa possibile. Ormai mi è presa la passione di aiutare questi poveri ragazzi che cercano lavoro. Sono scappati dall'Italia e non lo trovavano lì. Glielo do io. Nel mio mondo di Minecraft c'è sempre lavoro. Ho costruito la casa, ho fatto questo sottopassaggio con provviste tipo mele per loro, ma c'è un problema. Non vogliono entrare in questa casa, ovvero sono entrati alcuni, ma non funziona come casa per farli dormire qui dentro. Non capisco cosa stia sbagliando. Mi dicono che ho bisogno forse di upgradare questo posto e allora posso trasformarlo in una casa. Allora, sentite, è tutto veramente un po' un casino. Sto imparando questa mod con voi, ok? Quindi credo che adesso costruiremo un luogo di lavoro un attimino migliore. E voglio vedere se riesco a farlo per bene questa volta. Ok, vedete, ora gli do tutti i materiali che gli servono per costruire la casetta della lavoratrice. Ora dovrebbe iniziare a lavorare appena gli do le giuste cose. Devo dargli una pala. Ok, sta iniziando! Ottimo! Si sta mettendo a lavoro, costruirà una bellissima capanna del lavoratore, così potremo costruire anche una bellissima casa. Questo è venuto bene. Ora, vedo che lei ha costruito una bellissima farm. Vediamo se riusciamo ad assumere un panettiere per avere anche del cibo per il nostro centro città. Dai! Perché non funziona? Forse devo ripiazzarla. Possiamo costruire. Ah no, mi dice che devo ricostruirla. No! Non mi dire che... Ah, mi sa che deve rifarla. Non dovevo toglierla. Cioè dovrà ricostruirla tutta da zero. Non lo so. Vabbè, allora sentite, facciamo una pausa per oggi. È una cosa che sistemerò un po' per conto mio questa. Anche dovremmo mettere a costruire altre cose più importanti, tipo quello che prende il legname, che ci prende gli alberi. Tipo là abbiamo una foresta che potremmo utilizzare per prendere tanta legna. Ed è questo il bello, io tantissimi lavori devo farli per conto mio, e tramite queste persone invece posso farli senza fatica, perché la faranno loro al posto mio. E questo è il bello di avere una colonia. Potrò veramente aiutarmi molto con le puntate di Minecraft Hardcore. Potrò avere delle persone che mi aiuteranno davvero. Ma ora per concludere questa puntata, non voglio costruire tutta la puntata. Abbiamo visto comunque le basi di questa magnifica mod che mi darà una grandissima mano. Ma quello che voglio fare adesso è andare lì in cima e costruire la nostra prossima dimensione, perché ho sentito dire da uno dei lavoratori che Herobrine potrebbe essersi perso lì dentro. Dobbiamo ritrovare il nostro amico. E iniziamo subito allora. Stanno scambiando roba, stanno tramando contro di me solo perché non gli do una casa. Va bene, ci penserò dopo, io adesso devo andare nelle dimensioni, gli aiuterò comunque, promesso. Allora devo farmi un altare adesso per andare in questa dimensione. Fatto, altare fatto. Ora sicuramente devo fare altre cose, ma intanto abbiamo l'altare. Ora se posiziono l'altare qui davanti, forse posso farmi una staffa. Se metto i giusti elementi, mi pare diamante, smeraldi. Vediamo se... Ok, sì, il diamante sta volando il diamante! Questo significa che forse posso farmi una staffa se unisco due elementi? Vi prego, esplodete, fate qualcosa! Ah, ok, ho capito, mancava l'ossidiana. Bene, tre elementi, il fuoco, la saggezza, la purezza! Dai, sì, scontratevi così! Ok, hanno creato... Oh sì, l'occhio di Jacksepticeye, yes! Eccola qui, dell'Herberus, ce l'abbiamo... Nice. Sapete una cosa? Per sicurezza io ne faccio due di staffe, non si sa mai. Ottimo, ne abbiamo fatto un altro giusto per sicurezza nel caso me ne servano due. È sempre meglio avere due di sti robi. Adesso però c'è un piccolo problemino. Devo farmi il portale per andare in questa dimensione dove forse c'è Herobrine. E per fare il portale ho bisogno di un po' di questi. Spero che vadano bene. Non lo so, sono di... diversi. Ora proviamo ad usare la staffa. Sì! Ha funzionato! Bastava mettere la staffa qui, si è aperto il portale! Questo è il portale per l'Herberus! Non pensavo che ce l'avrei fatta, ma invece ce l'ho fatta. E se lo levo, si chiude. E se lo metto... si rimette? Ok! Funziona! Ma non voglio entrarci senza essere sicuro di poter tornare indietro. Quindi mi faccio un'altra staffa prima di entrarci. Ne ho fatta un'altra così nel caso siamo sicuri. Ora...
Speriamo di poter tornare indietro. Io voglio andare un attimo a controllare dove diavolo andremo a finire adesso. C'ho un po' di paura, mi sto un po' cacanto, sarebbe forse meglio fare anche una chest. Sentite, per ora lascio tutto qui, tutto ciò che non mi serve per avere un po' di spazio. Ora sono però veramente curioso di vedere cosa c'è qui dentro. Ragazzi, andiamo! Dove cavolo sono? Oh santo cielo, sono dentro un albero! Sono sottoterra! Qui sicuramente ci saranno nuovi materiali, nuove cose per farci armature, potremo farci un rifugio. E vedere dove cavolo è Herobrine, se magari si è perso veramente qui dentro, come dicono le leggende. Perché io ho bisogno anche di loro per aiutarmi. Il vecchio saggio, Herobrine. Magari sono assieme. Anche la strega, non lo so. Sono tutti spariti e devo aiutarli in qualche modo. Ok, dove sto sbucando? Mi sono portato torce? Cavolo, era meglio che me ne portavo un po' di più. Sapete una cosa? Lo rifaccio qua l'altare. Voglio vedere se posso tornare a casa. Voglio vederlo subito. E ci metto questo. Ok, funziona. Questo è veramente buono. Ora però chissà che nemici ci saranno qui. A me non piace. Cos'è quello ad esempio? Cos'è? È un cristallo. È un cristallo super raro, super figo. Ragazzi, volevate l'avventura? Mi sa che stiamo tornando, eh. Che stiamo tornando agli antichi fasti della serie, dove ci sono pericoli ovunque. Mi mancavano un pochettino. Ma neanche troppo, eh. Neanche troppo, potrebbero anche rimanere un po' a casa. Vedo un brutto rumore. Cos'è quello? Mi stanno seguendo delle larve! Ma un giorno diventeranno delle bellissime farfalle, ma quel giorno non è oggi! Timon, Pumba, c'è cibo per voi! Cavolo! Chissà quanto mi avrebbero prosciugato il sangue, è una larva. Ok, ok, l'abbiamo fatta fuori. Per fortuna mi sono diamantato per l'occasione. Ci saranno tantissimi boss, tanti mostri da affrontare qui sotto. Dobbiamo arrivare preparati. Vorrei anche crearmi un esercito, semmai per entrare. Per quello abbiamo bisogno dell'altra mod. Perché da solo rischio veramente tanto. Invece se avessi degli amici, entrare qui dentro sarebbe molto più semplice. Oh, oh. Quack, quack, smack. Cosa cavolo è? Stammi lontano. Stammi lontano. Per fortuna sono diamantato. È morto e mi ha lasciato vomito. L'avete visto? Che schifo. Pieno di insetti veramente, veramente brutti. Veramente brutti. Dei ragni che non ho mai visto prima. Coloratissimi. Schifosissimi. Oh no. Oh no, li ho chiamati. Wow. Wow. Mi sta sputando addosso. Mi sta sputando addosso. Wow, e sono molto più veloci. Molto più veloci. Credo. Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è quello? Un crash loop! Mi ha messo acido sull'arma! Mi ha sciolto l'arma! Mi ha sciolto l'arco! Mi ha sciolto l'arco! Non è possibile! No, aspetta, me l'ha tolto di mano. Lo riprendo, lo riprendo. Pensavo me l'avesse sciolto. Levi le armi dalle mani? Sei schifoso forte! Ok, l'ho ucciso comunque. E cavolo, non ha droppato niente! Cavolo, non ha droppato niente. Io che pensavo che questo droppava tutto. E vedete, magari è il più scarso del reame e già fa un male cane. Santo cielo. Questi danno glowstone. Vabbè, c'è di tutto e di più qua. Materiali. Questo cos'è? Oro? Vabbè, si trova oro, si trovano tutti i materiali. Magari troveremo anche il diamante. Per fortuna. Ok, ragazzi, la sapete una cosa? È una dimensione che ha bisogno di un po' di episodi per essere esplorata per bene. Però vorrei spolparla il più velocemente possibile. Cercare anche un modo di trovare nuove armature. Qualcosa di più del vile diamante. Scusatemi se lo chiamo vile, ma dopo un po' ha stancato. Magari troveremo anche qualcosa di meglio. Qualche boss, insomma. Devo un po' studiarmelo. Sanguisughe! Sanguisughe! Non vanno bene, non vanno bene, non vanno bene. Ragazzi, ho bisogno di tempo per studiarmela. Ci sarà molto da fare anche qui. Queste sono sabbie mobili, 100%. Sì, sì, sono sabbie mobili, lo sapevo. Fortunatamente so bene come scappare ormai dalle sabbie mobili. Non è un problema. Vi ho fregate! Ok, ragazzi! No! Era da tempo che non mi sentivo così eccitato per una nuova avventura. Quindi state sintonizzate sul canale di Abyss/Beat. Presto ci saranno nuove avventure, anzi stanno già iniziando adesso. Se avete consigli per proseguire al meglio, datemi qui sotto nei commenti. Ma per questo episodio era tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, stanno arrivando ragni, ciao! Aiuto!